La Calabria registra una recrudescenza del virus, salgono i contagi e gli ospedali sono in difficoltà. Manca il personale e molti reparti sono inibiti ai parenti dei degenti per i troppi casi. Protesta a Castrovillari per la carenza di personale infermieristico nel reparto di pediatria. Si rischia la chiusura. Massiccia operazione per pattugliare il mare. Droni ed elicotteri hanno sorvolato la costa tirrenica per rilevare i punti critici. Presentato oggi il premio in memoria di Iole Santelli, Occhiuto ha cambiato il modo di raccontare la Calabria. Maxi sequestro di pellet da riscaldamento contraffatto, 52 commercianti iscritti nel registro degli indagati. Fedeli in marcia sui sentieri percorsi dal Santo per raggiungere la casa di San Francesco, tra boschi e sentieri mozzafiato. Buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque, il Covid riconquista il primo piano nei nostri telegiornali, ospedali in affanno, ancora una volta emergenza, il virus non molla la presa, i contagi continuano ad aumentare e spesso senza che i positivi, e questo è un fenomeno da condannare, si autodenuncino. Si soffre particolarmente per il poco personale sanitario a disposizione. Questa ondata di Covid assolutamente inattesa, perché il racconto degli esperti disegnava scenari diversi, ci ha beccati nel bel mezzo della stagione estiva, con assembramenti, concerti e manifestazioni molto partecipate. Ebbene, un numero sempre più elevato di calabresi ha contratto e sta contraendo il virus, smaltendolo in casa oppure comportandosi come nulla fosse, con il rischio concreto di moltiplicare il contagio. Questa maledetta ondata ha creato e sta creando non pochi problemi al nostro sistema sanitario. Gli ospedali lanciano chiari messaggi d'aiuto. Il problema è sempre lo stesso, non ci sono medici a sufficienza. Così capita che il commissario dell'ASP di Reggio Calabria indossi il camice per coprire il turno in pronto soccorso nell'ospedale di Polistena. E ancora succede che per mancanza di medici fino al 26 luglio l'ASP abbia deciso di chiudere i punti di pronto intervento a Scilla, Oppido Mamertina e Palmi, e che il GOM, il grande ospedale metropolitano, così come già fatto dall'Annunziata di Cosenza, e vieti l'ingresso ai parenti per i troppi casi e il poco personale a disposizione. Troppe cose non funzionano, troppi problemi si sommano ai quali va presto ricercata una soluzione. Ma come? Seguendo quale percorso? È maledettamente difficile fare tutto in breve tempo, ma i cittadini, i pazienti, i calabresi non possono attendere le lungaggini imposte dalla burocrazia. È tempo di decisioni forti e immediate. Il resto sono chiacchiere, buone intenzioni e futuro da scrivere. Anna Franchino invece si concentra sulla questione Annunziata, anche qui tanti ricoveri e anche sanitari contagiati. L'ASP corre ai ripari, oggi c'è stata una riunione operativa nella sede di Viale Imena. Riunione operativa questa mattina nella sede dell'ASP di Cosenza. Il commissario Graziano ha voluto ascoltare chi opera in questo momento di difficoltà con la recrudescenza del Covid negli SPOC della provincia. Ha ascoltato il responsabile della pneumologia territoriale dell'ASP, il dottor Giovanni Malomo. E dopo il grido d'aiuto dei giorni scorsi del commissario Filippelli, ad oggi qual è la situazione? I pazienti, diciamo che per la maggior parte dei casi non sono pazienti che hanno problemi respiratori, quindi c'è un ricovero perché c'è una comorbidità, pazienti che hanno più patologie sono Covid positivi. Ma mi diceva il responsabile, il dottor Malomo, della pneumologia, che hanno pochissimi, sono solo 4 pazienti che hanno problemi respiratori. I posti letto attivati sono 36 a Rossano, adesso ce ne stanno 34 occupati, ma da qui a breve implementeremo i posti letto, arriveremo da 36 a 56, più altri 4 che potremmo attivare, quindi si arriverebbe a 60 posti letto solo su Rossano. Abbiamo poi 25 posti letto su Cetraro, Covid ovviamente, di cui ad oggi occupati 12. E stiamo cercando di fronteggiare questa emergenza aumentando i posti letto, aumentando anche il personale, medico, infermieristico, in un periodo molto difficile, perché già l'emergenza urgenza ha delle criticità legate a carenza di personale. In questo periodo alcuni colleghi hanno anche avuto il Covid e quindi non stanno lavorando, quindi abbiamo problemi ancora maggiori che stiamo cercando di fronteggiare con una migliore organizzazione
e ricorrendo ad altri medici che hanno dato disponibilità in turni aggiuntivi a darci una mano sull'emergenza urgenza. Nessuno si aspettava un'impennata di contagi con l'arrivo della stagione estiva e si lavora per frenare l'avanzata del virus. Stiamo lavorando anche sulla vaccinazione, la cosiddetta quarta dose, e per i pazienti ultra ottantenni, ultra sessantenni, i pazienti fragili. E in questo ci aiuterà anche con l'aiuto del generale Battistini e l'esercito con team vaccinali che andranno a fare vaccinazioni nei comuni diciamo, più dislocati, più periferici. Quindi c'è un doppio intervento, è sulla prevenzione tramite l'implementazione della vaccinazione e anche sulla cura per i pazienti che, ahimè, hanno già contratto la malattia, hanno contratto meglio l'infezione. E a proposito di quarta dose, al via la quarta dose per gli over 60, apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione, la battaglia contro il Covid è ancora in corso. Accelera dunque il Ministro della Salute Roberto Speranza dopo la raccomandazione del CDC e dell'EMA di un secondo richiamo per questa fascia d'età. È stata infatti pubblicata questa sera la circolare del Ministero della Salute per l'estensione della platea vaccinale over 60 destinataria della seconda dose di richiamo, il secondo booster, nell'ambito della campagna vaccinazione anti-Covid-19. Via libera dunque dell'AIFA e adesso alle regioni è arrivata anche la circolare. Sempre di Covid parliamo, vediamo i dati di oggi, purtroppo ci sono 6 decessi e pensate, negli ultimi 20 giorni i ricoveri in area medica sono più che raddoppiati. Positività al 33,79% sui 5.576 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.884 in più rispetto a ieri. I casi confermati sono così suddivisi: a Reggio Calabria 687, a Cosenza 562, a Catanzaro 285, a Crotone 271, a Vibo Valentia 52, da altra regione stato estero 27. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 301, più 11 nelle ultime 24 ore nei reparti di malattie infettive e invece 10, meno 4 nelle ultime 24 ore nelle terapie intensive, 6 le vittime nelle ultime 24 ore, 2712 in totale dall'inizio della pandemia. Andiamo adesso a Castrovillari, ci sono proteste per la carenza di personale nel reparto di pediatria e si rischia la chiusura. A rischio il reparto di pediatria dell'ospedale Spock di Castrovillari per mancanza di personale infermieristico e OS. I sindaci del comprensorio del Pollino hanno inoltrato dalle proprie sedi al commissario dell'ASP di Cosenza Antonio Graziano una richiesta di provvedimenti immediati e improrogabili per il ripristino delle funzionalità del reparto di pediatria dell'ospedale Spock di Castrovillari. Pediatria è fondamentale non solo appunto perché si tratta di bambini, ma perché pediatria è collegato con ginecologia, vale a dire il pediatra è fondamentale per le nascite. Infatti è bene sottolinearlo che il reparto di pediatria è in stretto collegamento con il reparto di ginecologia, inteso come punto nascita, e il personale infermieristico oggi disponibile non è in grado di coprire i turni nei due reparti e all'occorrenza intervenire anche in pronto soccorso. Impossibile evitare la chiusura in queste condizioni. Noi abbiamo del personale che viene utilizzato sia nell'ostetricia, perché devono curare i neonati che nascono, in media ce ne sono 5-6 al giorno, sia l'assistenza al parto. Poi noi abbiamo i neonati patologici, quindi se sono 4 unità che vengono disperse per il turno notturno e 4 riposano, io che ho solo 11 infermieri, con 3 infermieri, come faccio a coprire i turni? Bisogna intervenire strutturalmente e preventivamente, facendo i concorsi, assumendo gente e assumendola a tempo indeterminato. Parliamo invece di mare, c'è stata una massiccia operazione per pattugliare le coste, droni ed elicotteri hanno sorvolato in particolare il Tirreno per rilevare i punti critici. La regione pare aver preso di petto la questione mare, non solo il controllo dei depuratori, quelli dei quali sono emerse criticità, alcuni funzionavano male, altri pare non funzionassero affatto, ma il controllo è costante e immediato, una battaglia a tutto campo per rispondere alle continue sollecitazioni dei cittadini che lamentano la solita sporcizia galleggiante. La zona più attenzionata è quella compresa tra il Golfo di Sant'Eufemia e il Tirreno Cosentino. Qui per tutta la giornata di ieri è stato un continuo sorvolo
volare di droni ed elicotteri che hanno setacciato palmo a palmo il litorale di Belvedere Marittimo, Diamante, San Gineto, ma anche Fuscaldo e Paola, eseguiti centinaia di rilievi attraverso termoscanner, acquisizioni satellitari e prelievi nelle aree interessate. Tutte queste informazioni vengono elaborate in tempo reale per definire una mappa dettagliata che sarà visibile da subito sulla piattaforma regionale. La regione, insomma, crede molto in questa massiccia operazione che mira a restituire bellezza al nostro mare. È certo che non si possono recuperare in pochi giorni i guasti commessi in tanti anni di incuria, nel corso dei quali tonnellate di rifiuti e liquami sono finiti nella pancia del nostro paradiso d'acqua. Insomma, l'attenzione c'è tutta, guardate queste immagini, guardate i droni, il grande lavoro di pattugliamento che, almeno dal punto di vista delle buone intenzioni, lasciano quantomeno ben sperare. I risultati arriveranno? Lo speriamo tutti, perché l'ambiente è e resta il nostro tesoro che, se ben preservato, può attrarre turisti, creando così importanti opportunità di sviluppo. Stamattina a Reggio Calabria abbiamo appena finito un incontro con l'ammiraglio Scialrone, che è il direttore marittimo della Calabria. Abbiamo fatto un po' il punto sullo stato dell'arte, le cose fatte, e mi ha aggiornato su due importanti attività che hanno fatto. La prima è il sorvolo dell'Orca, che è un aereo in uso alla Capitaneria di Porto, che ha fatto una mappatura della costa tirrenica. E la seconda è il lavoro fatto con i droni, insieme sempre con la Regione Calabria. E questa scelta di utilizzare i droni ovviamente diventa vincente nel momento in cui noi abbiamo la possibilità in tempo reale di individuare chi fa attività tra virgolette delittuose di inquinamento, perché noi ci occupiamo dell'inquinamento, poi la magistratura si occupa del resto, e quindi questo è un altro strumento che è messo in campo per cercare di proteggere l'ecosistema marino. Ovviamente proteggere l'ecosistema marino, che è la mission della stazione zoologica, e di conseguenza garantire anche una balneazione corretta ai turisti e ai cittadini. Però voglio ricordare anche oggi che i cittadini devono essere protagonisti di questo sforzo di cambiamento che sta facendo la Regione, grazie anche alle procure, al grande lavoro che fanno le procure, il procuratore Falco in testa. Perché se ognuno di noi non fa la propria parte, ovviamente noi non riusciremo mai a vincere questa battaglia. Diciamo che siamo già a buon punto, si iniziano a vedere i primi risultati, mi chiamano da molte parti. È ovvio poi che avantiere ha piovuto, quindi è chiaro che bisogna aspettarsi che da qualche parte sia dell'acqua marrò, perché noi siamo in un regime torrentizio, quindi quando piove arriva tutto il mare. Oggi nella Sala Verde della Cittadella Regionale è stato presentato il premio in memoria di Iole Santelli. Il presidente Occhiuto ha detto, ricordando la prima presidente donna, Iole ha lasciato un segno indelebile, ha cambiato il modo di raccontare la nostra regione. Un premio per celebrare Iole Santelli, la prima donna presidente della Regione Calabria, iniziativa a cura del movimento culturale La Calabria delle Donne e dell'Associazione Elice. Questa mattina, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale, la conferenza stampa di presentazione dell'evento di premiazione, che si svolgerà a Vibo Valentia il prossimo 16 luglio nell'auditorium della Scuola di Polizia. Tanta commozione nella Sala Verde della Cittadella durante la presentazione dell'iniziativa. Non c'erano le due sorelle della Santelli, Paola e Roberta, perché hanno spiegato in un messaggio inviato ai promotori del premio, essere qui sarebbe stato emotivamente doloroso. Iole era una leonessa, ha detto il presidente Occhiuto, ricordando la governatrice scomparsa prematuramente nell'ottobre del 2020, perché con coraggio e determinazione, ha aggiunto Occhiuto, ha comunicato un'altra idea di Calabria. Iole Santelli, nei pochi mesi in cui ha svolto le funzioni di presidente, ha segnato la storia di questa regione. È stata la prima presidente a impegnarsi per una narrazione della Calabria che non fosse quella solita, quella tradizionale. Ha cercato di dimostrare che anche la Calabria può avere bravi amministratori, anche la Calabria può avere amministratori che si propongono al paese non solo rivendicando risorse, ma assumendosi la responsabilità di raccontare le opportunità fallite alla Calabria, ma anche le straordinarie opportunità sulle quali la Calabria può contare. La prima edizione del premio Iole Santelli è dedicata alle donne di carta, scrittrici che con maestria e conoscenza hanno scritto sul mondo antico. Questo premio nasce all'interno del movimento culturale La Calabria delle Donne, che ha disegnato un percorso turistico letterario su tutta la Calabria
riscoprendo 42 figure di scrittrici calabresi, partendo dalla Greca Nosside fino a Fida Stinchi, la mamma di Aldo Moro, e la conclusione di questo percorso importante ha voluto l'istituzione all'interno del Comitato Tecnico Scientifico della Calabria delle Donne con un premio intitolato alla prima presidente donna e premierà scrittrici che hanno messo al centro dei loro scritti e dei loro studi la Magna Grecia e il mondo antico. La cronaca adesso, il maxi sequestro di pellet da riscaldamento contraffatto, sono 52 i commercianti iscritti nel registro degli indagati. Finanzieri in azione in 40 province sparse nell'intero paese per sventare una capillare megafrode. Prodotti e commercializzati dalle Alpi alla Sicilia, Calabria inclusa, enormi quantitativi di pellet da riscaldamento contraffatto. Sono 52 i commercianti indagati a piede libero per contraffazione e frode in commercio. Il bilancio complessivo è di 5.000 tonnellate di pellet non conforme sottoposte a sequestro, apposti i sigilli, pure a 47 macchinari e impianti industriali destinati alla produzione del pellet illegale e 1.500.000 di sacchi vuoti pronti a essere riempiti e commercializzati con marchi fasulli e false indicazioni rispetto a qualità e conformità ambientale. Nel Cosentino sono stati oggetto di sequestro 400 tonnellate di pellet, a essere precisi 392.000 kg, 7 macchinari e 6 impianti usati per produrre pellet non regolare. Risiede invece in provincia di Crotone uno dei 52 soggetti deferiti all'autorità giudiziaria, sequestrati nel Marchesato 322.000 sacchi vuoti, cioè un quinto di quelli intercettati nell'intero paese. Indizi a carico di titolari d'azienda, rivenditori, produttori, importatori e grossisti sono emersi nel corso delle indagini svolte dal Nucleo Speciale Beni e Servizi delle Fiamme Gialle, incrociando importazioni, produzione nazionale, vendite e soggetti titolari di regolare certificazione. È subito parso chiaro che non tornavano i conti. Di qui l'azione affidata ai militari del gruppo anticontraffazione e sicurezza prodotti. I riscontri sono stati effettuati insieme a tecnici AIEL, l'Associazione Italiana Energie Agroforestali. In molti casi i cilindretti di legno destinati alla combustione non sarebbero stati ottenuti per mera compressione di segatura ad alta temperatura. Per produrli sarebbero stati invece usati anche colle o leganti chimici, diversamente da quanto consentito. Ma sono state pure sequestrate varie tonnellate di pellet illegalmente importate da Russia e Bielorussia. Conosciamo insieme invece i nuovi bus di collegamento tra gli aeroporti calabresi e le località turistiche, sono stati presentati a Lamezia. Il totale di investimento per cambiare l'intero parco degli autobus regionale ammonta a 250 milioni di euro. Ecco il nuovo parco di autobus delle autolinee calabresi e i bus personalizzati presentati all'aeroporto di Lamezia Terme dall'assessore Orsomarso. Una flotta di un'ottantina di mezzi circa per un investimento complessivo di 250 milioni di euro. La messa in esercizio di questi nuovi autobus, è stato spiegato, rientra in un piano di azione che prevede il rinnovo di tutto il parco mezzi della Calabria. I bus sono brandizzati con il logo di Calabria Straordinaria. Brandizzati anche per differenziarli, per dare questo senso di questo servizio in più che vogliamo offrire a chi viene a dimorare in Calabria. Calabria Straordinaria non è soltanto quello che stiamo facendo all'esterno, perché se non ti promuovi non esisti. Calabria Straordinaria è parlare soprattutto a noi stessi. Basta con l'autolesionismo dominante, basta con il fatto che ci si debba sentire sempre ultimi, così non è. È ovvio che dobbiamo migliorare in tanti distretti turistici nell'accoglienza, negli investimenti, seguiranno gli investimenti che riguardano anche le infrastrutture turistiche, però la Calabria è viva, la Calabria quest'anno fa tendenza. L'assessore Orsomarso ha anche annunciato che a settembre si svolgeranno gli stati generali della mobilità, programmati insieme al nuovo amministratore unico di SACAL, Marco Franchini, e a tutte le aziende del settore. Presentato inoltre il piano di collegamenti tra i tre aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, luoghi simbolo del turismo calabrese. Nell'ambito di un'offerta di servizi a chi viene a visitare il Calabria, anche l'offerta di un servizio trasportistico che possa valorizzare i territori che vengono raggiunti, credo che abbia la sua importanza. Parliamo di università, il Censis promuove l'Unical, è sul podio in diverse graduatorie, è primo per quanto riguarda i servizi, insomma dati lusinghieri. L'Università della Calabria conquista il secondo posto dopo Perugia nella graduatoria stilata dal Censis dei grandi atenei italiani da 20.000 a 40.000 iscritti. La valutazione ha riguardato i servizi, le strutture, le borse di studio offerte agli studenti, la comunicazione e l'internalizzazione.
Il balzo in avanti rispetto allo scorso anno è stato registrato grazie all'incremento del punteggio sulle borse di studio, 110 quest'anno, più 22 punti, e la comunicazione e i servizi digitali, 94, con un incremento di 12 punti. Un riconoscimento da record per la nostra università, ha detto il rettore Nicola Leone, segno che il lavoro e la costanza alla fine pagano sempre. I buoni risultati ottenuti ci servono da stimolo per crescere ancora, puntando in particolare sul miglioramento dei servizi, sul potenziamento dei laboratori didattici, sui nuovi progetti Erasmus e sui corsi di laurea con rilascio di titolo congiunto, richiesti e caratterizzati per la loro alta qualità. E adesso invece passiamo a Reggio Calabria, dove sono tre i candidati a rettore per la Mediterranea. Università Mediterranea, dopo il ciclone dell'Operazione Magnifica, arriva l'ufficialità. Sono tre gli aspiranti alla carica di nuovo rettore. Si tratta di Claudio De Capua, Nicola Moraci e Giuseppe Zimbalatti. Il 21 aprile scorso, l'operazione coordinata dalla Procura di Reggio Calabria aveva visto 52 persone indagate e la temporanea interdizione di 8 tra docenti e dipendenti, inclusi il rettore Marcello Zimbone e il vicario e suo predecessore Pasquale Catanoso. Frangente inedito che rese necessario o il commissariamento o, come poi indicato dal MUR, un reggente traghettatore verso nuove elezioni, ravvisato nel romanista e archeologo Felice Antonio Costabile. Nello specifico, De Capua, docente ordinario di geotecnica, arriva da ingegneria dipartimento DIES ed era prorettore al trasferimento tecnologico nella squadra di Zimbone. Moraci appartiene a sua volta all'area ingegneria ma dipartimento DICEAM e insegna misure elettriche ed elettroniche. Anche in questo caso parliamo di uno degli uomini di fiducia del rettore sospeso, era prorettore alla ricerca scientifica. Zimbalatti, già direttore del Dipartimento di Agraria, in cui è ordinario di meccanica agraria, in atto è direttore generale d'Ateneo. Identico percorso seguito da Zimbone prima di diventare rettore, eccettuato il periodo in cui Zimbalatti ha guidato il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. Le elezioni del nuovo rettore dell'Ateneo Reggino si terranno con voto pesato a partire dal 18 luglio. È possibile un massimo di 3 votazioni in giorni diversi e consecutivi, sicché entro il 20 luglio si dovrebbe avere il nome del nuovo rettore. Interpellato da TEN, almeno per ora Costabile non ha voluto rilasciare dichiarazioni. A votazioni concluse dovrebbe invece tenere una conferenza stampa, al tempo stesso di bilancio del suo mandato e di congedo dal rettorato e dalla stessa Mediterranea, la cui ascienza è alle porte. E adesso vediamo un suggestivo percorso tra le montagne e la riscoperta dei luoghi per i quali è passato San Francesco di Paola. Questo è il cammino che si snoda sui monti e l'Appennino paolano, un'occasione per riscoprire la propria spiritualità ma anche per vivere una natura rigogliosa e affascinante. Noi abbiamo percorso un tratto di questo tragitto con Francesco Straticò. Una lunga camminata nella natura insieme a guide esperte, parlando con i compagni di viaggio, scherzando e respirando l'aria buona delle vette dell'Appennino paolano, o anche meditando se si vuole, per ritrovare se stessi. Questo è una parte del cammino di San Francesco di Paola, diviso in due tronconi, la via del Giovane e la via dell'Eremita. Sono i sentieri che davvero percorreva il santo. Ci troviamo a Laghicello, siamo nel comune di San Benedetto Ullano e qua siamo sulla terza tappa del cammino di San Francesco di Paola, sulla via del Giovane, quella che da località Laghicello ci condurrà fino al santuario. Sono 18 chilometri, tutti in natura. Raggiungeremo il punto più alto del cammino a Corso Cervello, che è una cima che sfiora quasi 1400 metri di quota, da cui vedremo il panorama sia sul Tirreno che sullo Ionio. Il cammino di San Francesco ha diverse anime e ognuno lo vive a modo suo. C'è chi lo fa per avvicinarsi sempre di più al santo. Noi siamo quattro fratini, io, Marco, Fabrizio, Pierpaolo e poi c'è Antonio dietro come chiodifila. Siamo in discernimento vocazionale al santuario di Paola. Abbiamo intrapreso questo percorso anche alla conclusione di questi 2 anni di postulantato. E come simbolo proprio di questo cammino abbiamo portato attaccato ai nostri zaini un cordone di San Francesco, proprio affinché camminiamo con lui seguendo i suoi stessi passi che ha percorso per poi arrivare a quella che è la fondazione dell'Ordine dei Minimi. Quindi ci mettiamo in cammino con Francesco e speriamo di arrivare a Paola più carichi di prima. C'è chi vive questo percorso come arricchimento personale. È una esperienza indimenticabile.
inaspettata, piena di sorprese piacevolissime, con persone che non avrei mai immaginato di incontrare, di conoscere. C'è anche chi apprezza soprattutto la natura. Sono posti che comunque si sono conservati, sono vicino alla città. Io ricordo quando ero ragazzo, ero nei Boy Scout, li frequentavo. Il cammino di San Francesco alla fine ti lascia dentro qualcosa e ti accorgi che hai davvero speso bene la tua giornata. Il TG finisce qui, io vi lascio alla borsa, vi do l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci e buona serata. Chiusura in calo per le borse europee, mentre Wall Street prosegue il ribasso, il sentiment dei mercati resta frenato dalle preoccupazioni legate all'elevata inflazione, alla prospettiva di una stretta monetaria generalizzata, al rallentamento dell'economia e alla recrudescenza del Covid in Cina. Nei prossimi giorni l'attenzione si sposterà poi sulla stagione delle trimestrali statunitensi. Sull'inflazione gli analisti prevedono una lettura sopra il 9% annuo, che rafforzerebbe la tesi di un rialzo dei tassi da 75 punti base a luglio da parte della Fed. In Europa continua a tener banco la questione energetica legata alle conseguenze del conflitto in Ucraina. Lo stop di 10 giorni per manutenzione del gasdotto Nord Stream 1 che trasporta gas russo in Germania fa temere infatti una chiusura prolungata come ritorsione per l'appoggio dell'Occidente a Kiev. Così il FTSE MIB di Milano chiude in calo dello 0,9%, sottotono anche il DAX di Francoforte a meno 1,4%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,6% e l'IBEX 35 di Madrid a meno 0,4%. Flat invece il FTSE 100 di Londra, oltre oceano in rosso il Dow Jones a meno 0,5%, l'S&P 500 a meno 1% e il Nasdaq a meno 1,9%, con Twitter a picco a meno 8,3%, dopo che Elon Musk ha rinunciato all'acquisizione da 44 miliardi di dollari, gettando le basi per una battaglia legale. Sul Forex l'euro dollaro è in calo a 1,008 e il dollaro yen è sui massimi da 24 anni a 137,3. In calo il greggio con il Brent a meno 0,5% a 106,4 dollari e il VTI a meno 1% a 103,6 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si amplia a 195 punti base con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,2%. Tornando a Piazza Affari, avanzano soprattutto Saipem a più 5,25% nell'ultimo giorno dell'aumento di capitale, Terna a più 1,6% e Campari a più 1%, mentre arretrano Biper a meno 4,6%, Iveco a meno 4,4%, Banco BPM e CNH a meno 3,5%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight.